Ciao a tutti amici di extremeardor.com, sono Ivan e benvenuti all'unboxing del Myonix Avior. Si tratta di un nuovo mouse di casa Myonix che già dalla sigla 8200 ci fa presagire la presenza della Vago 9800, visto in altri mouse di questa tipologia. Vediamo la confezione, scatola nera, molto semplice e minimal. Eccola qui, è composta da due parti, come si può già subito notare, una parte interna che scorre e contiene il mouse e la parte esterna che fa, diciamo, da copertina. Non sono presenti particolari informazioni nelle parti laterali, come possiamo osservare, in quanto la confezione è appunto uno stile minimal, ma sono completamente riprese nella parte posteriore. Abbiamo appunto la presenza di un sensore da gaming da 8200 dpi, possiamo notare i tre step in game di risoluzione del sensore, regolabili attraverso i pulsanti posti nella parte superiore, un processore ARM a 32 bit da 72 MHz, 128 KB di memoria integrata, 9 pulsanti completamente programmabili, parti in plastica soft touch rivestita e illuminazione LED configurabile in 16,8 milioni di colori. Le informazioni tecniche lateralmente, vediamo un attimino, è scritto molto piccole, non c'è l'italiano, sì, ma sostanzialmente riprendono quello che abbiamo già detto che è indicato qui. La pianeta scatola si apre in questo modo, come possiamo vedere c'è l'apertura laterale che ci fa vedere il mouse protetto nella plastica trasparente, non sono presenti sigilli di garanzia, e andiamo ad aprire la confezione. Confezione che contiene il mouse, ovviamente, in sé, e aspettate un attimino, poi vediamo se c'è qualcos'altro sotto, e basta. È un opuscoletto introduttivo con sticker adesivo del mouse, prima installazione e personalizzazione. Sicuramente il software sarà, come al solito per questo tipologia di prodotti, reperibile online. Vediamo il mouse stesso. Eccoci qui, mettiamoci in mezzo un attimino se si riesce. Ok, il mouse è realizzato in plastica soft touch nella parte superiore. Abbiamo ovviamente una ergonomia simmetrica, come si può osservare dalla foto, dal video, scusate. Quindi pulsanti laterali sia nella parte sinistra che destra del mouse e quelli superiori per la regolazione del sensore. Scroll, abbastanza silenzioso, con scatti morbidi, non molto distanziati, e nella parte inferiore due grossissimi mousepad in teflon, molto probabilmente col sensore in mezzo. Abbiamo poi sul dorso il logo Myonix, eccolo qui, che si illuminerà come lo scroll, potete vedere la parte, diciamo, lucida della plastica, e un cavo in treccia di tessuto terminato sia da un filtro in ferrite antidisturbo, eccolo qui, sia dal connettore placcato in oro con il logo sopra il connettore stesso. Vedremo nel corso della recensione sul nostro portale www.extremeardor.com maggiori informazioni per quanto riguarda questo mouse, i driver, le impressioni d'uso e se ci sono eventualmente le caratteristiche particolari. Vediamo ancora un attimino bene il mouse in tutte le sue forme. Un mouse molto simmetrico che ricorda vagamente, se vogliamo, anche il Razer Taipan come linea. Eccolo qui. Quindi continuate a seguirci sul nostro sito. Un saluto da parte dello staff.